modelli A3C ISO ne aveva costruiti due. Delle due, una di autentico non ha più niente. A questo punto forse ce n'è in giro solo una. L'A3C è stata voluta sostanzialmente da Bizzarrini. Giotto Bizzarrini era un ingegnere molto all'avanguardia per quanto riguardava la concezione di vetture prettamente da corsa e telai che dovevano essere il più estremo possibile per concedere alla macchina prestazioni che fossero il più estreme possibile a loro volta. Facevano la GT e la GT sì, si vendeva sul mercato americano, su anche a quello italiano, però avendo una testa come Bizzarrini all'interno era ovvio che lui, cioè le corse erano il non plus ultra e aveva insistito anche per poter fare quella versione lì sportiva per poter vendere anche le macchine stradali, cioè per vendere le GT. La linea venne studiata in collaborazione con la Bertone e in Galleria del Vento, infatti fu una delle primissime vetture sviluppate in Galleria del Vento. Vennero realizzati i primi due esemplari di ISO rivolta A3C, che venne ribattezzata subito la 1000 chiodi a causa della miriade di rivetti di cui era costellata la carrozzeria. Noi facciamo le ricostruzioni delle ISO rivolta A3C. Per la nostra A3C l'idea è nata, se non sbaglio, nel 2006. Noi avevamo clienti ISO e continuavano a parlare di Bizzarrini, e poi era stata fuori storia l'A3C. Due esemplari sono troppo pochi per accontentare tutti, per cui ci siamo posti la sfida di provare a ricostruirle noi. Il genio della lampada penso di essere io. La riflessione è stata, ma perché invece di continuare a essere alla ricerca delle Bizzarrini che ormai stavano diventando, non dico introvabili, perché basta pagare, la trovi, perché non provare a ricostruire un A3C? E da lì è partito un po' il discorso. E alla fine si è concretizzato, non senza difficoltà, anche perché si è voluto coinvolgere l'ingegner Rivolta. Restaurare, secondo me, è una cosa seria. Devi cercare di rimettere l'auto come era stata concepita allora, cioè con tutte le caratteristiche di allora. Non è che puoi dire, vabbè, qui c'era un pezzo fatto così, non fallo in un altro modo che tanto non cambia niente. Se ti portano il disastro assoluto, i due anni sono contemplati, minimo. Se lo traduci in ore di lavoro, ci sono delle macchine che giri intorno alle 3.000 ore, cioè 3.000 ore di lavoro non sono poche. L'importante nel restauro è che tu a un certo punto cerchi di capire la filosofia del cliente, perché c'è il cliente che dice io voglio una macchina restaurata come si deve, me la fate così. Amigo! How are you? All is okay. You? Fine, thank you very much. Good to see you. Did you have a nice trip? Yes. Paola? She's getting crazy with Beatrice, but that's normal, you know. I see the Corelli lights. Yes. Very, very nice. Yes. I always follow the restoration of my cars very, very closely. The details are very, very important. It's excellent. My cars should be close as possible to the same car when it left the factory, but
There are some details which we don't know exactly. I have, I think, almost all type of ISOs. I have an A3C race car. Now it's here at Roberto's shop. We'll put something like a gun. Yeah. With the U shape, so then we can follow the hole. I see. So it will be like a normal car, but with the air conditioning. Very, very good. Is it enough for the 9-inch wheels? They fit. We already tried them and they fit. So. Okay. But maybe it will go lower because usually with the previous cars, it was a great, great progress. The last couple of months, you worked a lot on this car. Mainly on the air conditioning. That it was a nightmare, but you know, the clients, you know. I'm not waiting for the car because it's really a great thing that a car will reborn and after some decades and after being rusty and maybe crashed, the car will be again like a new car. Step by step, I live together with the restoration. Sinceramente non so dirti il perché negli anni 60 ci sia stata così un'esplosione di modelli di macchine fantastici. Forse perché la macchina era concepita in un modo diverso da come è concepita oggi. Era fatta anche in un modo diverso. Al di là del design, del modello, eccetera, c'era la persona che lavorava sulla macchina, c'era l'uomo che la faceva. Man mano si è andati avanti e sempre di più arrivava un po' l'automatizzazione. Gli anni 60 comunque sono stati un periodo di storia, non solo per l'auto. Devono aver accantonato il progetto della macchina sportiva perché effettivamente i risultati che aveva dato, non so quante, cosa corso, 2 volte, 3 volte, io non lo so, non fossero stati brillantissimi e quindi l'avevano accantonato. Dalla 3C sono passati a fare la Grifo che invece ha avuto il suo successo ma a livello di macchina stradale. Il pallino nelle corse era di fatto più quello di Giotto Bizzarrini che neanche quello di Renzo Rivolta. L'ingegner Rivolta non voleva continuare a finanziare un progetto che secondo lui lo stava portando alla rovina. Lui era più interessato a costruire una macchina che doveva essere sportiva sì, ma anche elegante, confortevole ed affidabile. Bizzarrini voleva una macchina che doveva essere veloce, leggera e veloce. Dalla 23esima vettura in poi vennero considerate e sono considerate tuttora come delle vere e proprie Bizzarrini 5003 strada. La 3C è stata un mezzo sfortunato, ma anche fortunato. È stato sfortunato perché in corsa non ha forse avuto le fortune che avrebbe meritato, fondamentalmente, perché utilizzava pinze freni in magnesio. E il magnesio, quando entra in contatto con l'olio dei freni, produce ossigeno nell'impianto frenante. E quando magari il guidatore arrivava a dover fare una staccata di quelle giuste, il freno andava a pavimento e lui andava dritto contro il muro. È stata però, secondo me, una vettura fortunatissima perché ha stravolto completamente quella che era la linea delle macchine sportive dell'epoca. È una delle vetture con motore anteriore più estreme perché dopo la 3C sono arrivate tutte le generazioni di motore posteriore. È una delle poche motore anteriore che comunque da guidare è divertente come un go-kart. È incredibile quanta sia la differenza fra una ISO A3C e una Bizzarrini 5003 GT Strada. Sono due macchine che non c'entrano niente, nonostante abbiano una carrozzeria praticamente uguale e anche i componenti interni, bene o male, sono sempre quelli. La 3C è molto più reattiva, è molto più scattante, molto più pronta.
l'A3C è un prodotto ISO. Se non l'avessimo portata noi al livello al quale l'abbiamo portata, per tutti era spacciata per una bizzarrina.